Parlando di adulti, insomma, la cosa che mi sembra interessante anche il film, anche per quanto riguarda la vostra fascia d'età, è il fatto che si racconta di un momento anche chiave, in cui comunque gli adulti, voglio dire, risultano nei confronti dei più giovani, dei figli, degli adolescenti, non più come dei supereroi, ma come delle persone normali con i loro errori, le loro imperfezioni, come tutti noi, no? Quindi questo, in questo credo potrebbe essere stato anche un po' liberatorio, non so, no? La caduta del muro dell'ipocrisia. E di ipocrisia, insomma, ce n'è chiaramente come Come spesso. caro? Zan zan. No, No, perché cavolo, tutti abbiamo certo. supportato. È vero, è Cioè, caduto proprio questo è muro. caduto ed è stato secondo me il fil rouge, chiaramente con vari colori, sfumature, dinamiche, anche di genere, no? Perché è vero che è una commedia romantica, ma potrebbe essere una commedia sentimentale. Ieri sera vedevo Notting Hill. E in qualche modo è difficile in un film mettere una canzone oggi e sognare veramente e non prepararlo registicamente, ma prepararlo perché arriva esattamente nel momento in cui arriva. E quindi questa cosa dell'ipocrisia, che sostanzialmente vuol dire imparare a capirsi e a sapere chi sei, perché poi tutto il resto è rotolare fino a diventare sempre più ingombrante nella tua vita come nella vita degli altri, no? Sì. Capite? Finiamo qua. E questa fragilità, forse ecco, negli anni 80 non si sarebbe potuto ammettere, tra virgolette, la fragilità anche una specie maschile, no? Invece questo è un film, mi sembra che prima di tutto no, non vede l'amante come un accessorio, no? Ma racconta due esigenze, È chiaramente, l'estasi due. dell'endogamia. Ma scusa, Ne ho adesso quattro. Bisogna poi Quattro. fucilarla a un Sì, certo no, punto, ma qui non ti basta. preoccupare, fate del Prendiamo il tempo, professore non un vale, po' troppo. scusami, scusami. Siamo qui per questo. Sara, l'estasi l'estasi. Dell'endogamia, sì. L'estasi dell'endogamia. Cioè, nel senso che si sta insieme per delle opportunità, delle convenzioni sociali. È questo l'endogamia, Dicevi, Sara? Wolfango. Senti, tu mi hai messa con quest'uomo, capisci? Prenditi le tue Vabbè, ma responsabilità lo e ridò con la aiuto. Ora grande. capite perché poi divorzio Come vedi, la dopo. storia d'amore ha fatto scintille, perché c'era questa temperie per tutto il tempo che era esattamente quella che volevamo per il film e che loro continuano a portare meravigliosamente anche No, questo siamo attori fino in tour. fondo. Fino all'ultima, proprio. Senti, insomma, parliamo un po' del tuo personaggio, appunto. Mi sembra che in questo ci sia anche non dico una modernità particolare, però insomma comunque un racconto a tutto tondo di un personaggio che viene raccontato a E come tutto tondo. dicevi tu, un altro modo di vedere l'amante anche, no? Un modo moderno di vedere l'amante, una donna che non sta lì in un angolo zitta, ma che si fa sentire, che ha anche il coraggio di a un certo punto cambiare le carte in tavola e dire ok, io sono a casa che ti aspetto e non so mai quando arriverai, se mi chiamerai, se riuscirò a vederti oggi. Adesso ti faccio provare quello che provo io tutti i giorni, te lo faccio vivere. Ed è una donna coraggiosa, insomma, con carattere. È anche un essere umano, insomma, un tipo di donna bello da raccontare e da vedere. E in qualche modo, appunto, hai dovuto giostrare appunto due età diverse, due momenti diversi. Però la cosa che mi sembra interessante è che poi alla fine, rappresentata soprattutto dal personaggio insomma, di Alessandro col figlio, c'è questa maturità che arriva quasi contemporanea, paradossalmente, no? Pur essendo padre e un figlio, cioè poi insomma, una scena, non svegliamo troppo, però sembrano in realtà molto più simili, molto più immaturi di quanto sembrerebbe, Ma insomma. sai, alla fine, da ragazzi, perché io più o meno avevo quell'età lì, in quegli anni, da ragazzi prendevi enormemente sul serio, insomma, cercavi di trovare questo amore adulto, quindi ti rappresentavi con la tragicità. Mentre invece oggi, da adulto che ho due figlie, mi rendo conto che sei tu che regredisci all'adolescenza. Quindi abbiamo due adulti adolescenti che si amano e non dovrebbero, vengono presi da questo folle impeto d'amore e poi si ritrovano a fare i conti con l'impossibilità di essere in due, in tre. E invece dall'altra parte c'è questo naufragare terrificante e poi i due mondi si incontrano perché il grande ti avverte, insomma, attento, perché se non prendi in mano la tua vita, non sei onesto, diventerai come me. L'adulto ti dice io sono solo te più grande. E quello è anche un momento in cui il figlio può diventare come il padre, si cresce insieme.
E invece sotto personaggio, a proposito di muri di ipocrisia, insomma, vive appunto questa vita, però rigorosamente in qualche modo spalleggia anche, no, il figlio sì, maschio. Sì, l'ho messo appunto in questa atmosfera, un po' questa nebbia del sa, non sa, sì, come queste uova. Esatto, lei è dentro l'uovo. Io sono dentro l'uovo, lei si è costruita questo suo mondo, si dedica appunto, ci ho visto la tenerezza di dedicarsi a questa architettura, no, ossessionata dal cambiare sempre arredamento. Quando non stai bene con te stesso, forse hai bisogno di cambiare tutto questo fuori. Vivi che più o meno è una tranquillità, ma sai che è apparente. Quindi forse il momento in cui loro due si incontrano e lui decide anche di dire al figlio poi torno e parlerò anche a tua madre, forse lui offrirà anche a questa donna, come dire, un risveglio, e forse avrà anche lei, o si ammazza perché non lo so, da no, borghese quello, torinese non riuscirà ad affrontare, no, oppure il sequel, rinasce per il sequel negli sequel. Anni 90 in caso. Secondo me si sente libera. Ma assolutamente, io l'ho immaginata così, ho capito, finalmente questo se ne va, posso arredare anche tutto il suo studio, togliere e buttare via la sua scrivania. E invece non vi è venuta l'istinto magari inizialmente, una nostalgia di identificarvi invece con la generazione che penso più o meno in quegli anni avevate anche voi, no? Erate adolescenti più o meno in quegli anni, quindi oppure di meno male che non siamo più adolescenti, no? non rimpiangiamo né le spalle, già con le spalline, non rimpiangiamo... No. Quella musica, o rimpiangiamo i Walkman, oppure un po' di nostalgia, sì, per quegli anni. Beh, direi, era così. Il Walkman era magnifico, no? La musica era... L'idea di fare una cassetta per qualcuno. Sì, di scrivere lettere. Era più semplice, paradossalmente. Lo so che è da, diciamo, da ritardati tecnologici non saperlo fare, però per me era molto più semplice mettere una canzone su un nastro che oggi non fare un CD in copia per cercare di tagliare, cogliare... Insomma, fare cose che per me sono fantascienza. Era tutto per la prima volta, soprattutto. Quindi quel mondo là degli anni Ottanta, che chi verrà a vedere il film ritroverà, avendo magari la nostra età o per i più giovani, scoprirlo. Sì. Per noi era tutto la prima volta, quindi il Walkman non era un passaggio tecnologico, era il Walkman. Basta. E quindi tutto quello che vivevamo era bellissimo, anche magari bello rivederlo, no? Risentirlo, risentire quella musica, quell'atmosfera.